Ted McGree, Greedy su Radio DJ, 835, lo sapete, è lunedì e fortunatamente ritornano le canzoni travisate nella loro formula classica. Cioè, poi li gusti pure. Poi dipende, perché c'è gente io le apprezzo molto. Le sì, quelle però le apprezzi perché le sai che poi ci sono quelle belle, quelle scartate. Sì, però è come un film fatto solamente da fuori onda, da errori, dai blooper, no? Cioè, te lo guardi e poi dici, ah, quanto ti sono divertiti. Fa due settimane, se volete la visita scartate, pregate il ritorno della rubrica ufficiale. Basta andare sull'app di Radio DJ oppure scrivere a A.Prevignano la vostra travisata e vediamo se passa al vaglio della severissima commissione gestita da Andrea Prevignano. Ricordiamo che c'è lui e poi siete in 64, non è come l'Accademia dei Lincei. Quanti siete? Tutti siete pagatissimi. Tutti pagatissimi. Sì, severissimi. Severissimi. Certo. Però puntualissimi, nel senso che arriva, viene subito. Ma attenzione, Previ, che ora arriverà un nuovo direttore, sai, esatto, che ce l'ho spoil six. Sì, e qui fanno piazza pulita su ogni. Arriva uno pagato 150.000 euro che passa travisate brutte. Brutte, bravissime. Esatto. Fate le travisate brutte. E ideologiche. Lasciate fare a quelli bravi. Vai, partiamo, iniziamo da Tizio Bononcini, bello nuovo segnalatore, si chiama Tizio. Sting, The Hounds of Winter. Primi anni 2000, mi sbaglio? Dalla produzione. Hai visto che anche Bruno Conti e Gerry Scotti fanno la pubblicità dei divani? Dice Luciano Cianosa. Non è Bruno Conti, è Carlo. Carlo. Che c'entra? Devi fare gli spot pure tu. Luciano ha un patrimonio da 180 milioni di sterline che neppure li lascerei ai miei figli. Non so se esatto, visto, sì, è così. Ma secondo te devo fare pubblicità ai divani? Ai divani no, dice Cianosa. Ma ai fagioli Fassaro. Fassaro. Ma perché? Perché i fagioli Fassaro sono un alimento nutriente e versatile, da sempre protagonista di un'infinità di ricette della nostra tradizione. E poi c'è l'apporto proteico. Certo. E anche il post. Anche dopo. Forza, guarda in camera e leggi qui, dice Cianosa Sting. E l'ex leader dei Polisa, arrese e sconsolato, recita: sì, son fagioli, sì, son Fassaro. Season fagioli. Ora, cari fagioli Fassaro, fagioli, se non esistete, createli, tutto pronto. Io se producevo fagioli basta che linea Fassaro è fatta, ragazzi. Season fagioli, season Fassaro. Anche Rudy Zerbi, esatto, ecco. E sotto c'è scritto peti per deretani chic. Peti chic. E poi Jonathan Alice, messaggio. Quante parole, bellissimo. Stefano Besozzi invita Alice a un primo appuntamento al ristorante da Sergent Le Vibrion. Iniziale imbarazzo. Ma andare in una pizzeria, mai. No. La conversazione è langue. Eccoci qui, dice Alice. Tu, insomma, che passioni hai? E a Tafano l'occhio brilla. Allora, io riparo computer. Interessante. Allora, tipo, per esempio, l'altro giorno un mio amico aveva dei problemi hardware in fase di pre-boot, cioè le ventole giravano, ma non succedeva. Allora mi sono detto, è facile che la scheda madre sia danneggiata, debba essere sua. Però poi ho pensato, se i lampeggi del LED si sta slogando la mandibola, la batteria, il BIOS corrotto, certo, e alla fine cos'era? La CPU, no. Visibilmente annoiata, a quel punto Alice si alza, strano, sbatte il tovagliolo sul tavolo e dice: detesto i tuoi giga e i tuoi byte. Però, ragazzi, questo giga e due byte, cos'altro vuoi che dica? Detesto i tuoi giri e i tuoi byte. A me sembra che dica esattamente questo. Cioè, certo. Questo. Poi Max Giorgi, Cannibal Corpse, Bloodland. Basta. Bar Metal Mocambo. Scott Hull degli Agoraphobic Nosebleed dice: mi fa per favore un ristretto caldissimo al vetro macchiato con latte di panda a temperatura ambiente. Minchia. Eccolo. Ammazza. Arriva Adam Nergal dei Behemoth. Un cappuccino di soia con orzo bio. Zucchero di canna e un croissant integrale al miele vegano. Grazie. Orzo bio, eccolo. Scusa, gli hanno chiesto il caffè olé. Da una parte si fa sentire Rich Walker dei Soul Truck. Mi fa un moccacino shakerato in ghiaccio con latte di mandorla corretto al Bailey. Arriva Mitch Dickinson degli Unseen Terror, dice: vorrei un caffè arabo speziato con cardamomo, con nebulizzazione di zenzero, chiodi di garofano e cannella. Uno spazientito George Fisher in netto ritardo al lavoro sta dietro dalle retrovie, lancia la sua flebile, gentile ma accurata richiesta dicendo:
caffè con l'acqua e caffè col cacao. Presto, uè, c'ho da fa. Detto così è poco rassicurante, ma sembra che lo dica. Ripeti. Caffè con l'acqua e caffè col cacao. Presto, uè, c'ho da fa. Molto molto bella. E tra poco torniamo con Negrita. I Negrita. Intanto ci balliamo tutti Crazy in Love, Beyoncé featuring Jay-Z. Qui scatta, come dire, il finestrino abbassato e capite anche chi sta ascoltando Radio DJ in questo momento. Va bene il video, volume sul 36 via. Capo, qui a Narni, provincia di Terni, a meno 5, col cazzo che apre il finestrino. Ma allora sei fuori, sei fuori. Sei fuori. E poi, se non vuoi usare le dita per aprire il finestrino, usa pure quello che vuoi. Però, fallo. Con quello è difficile. È difficile, è un po' scomodo. L'hanno messo guida lì, poi. Stai guidando. In tanti hanno detto che non hanno seguito il nostro consiglio. Vabbè, allora se non ci volete bene... Non vi diciamo più le cose. Le 845, Jay-Z con Beyoncé, Crazy in Love, un pezzo clamoroso. Subito mi viene da dire che entrino le ragazze. Ed è subito Take Me Out. Ma ci hai lasciato lì con i Negrita. Sì, invece entra Negrita. Un ragazzo Pier. Ci segnala Negrita, India. Occhio che Pau ci ascolta, Occhio che Pau ci ascolta. Arezzo Sgottalent, giudice unico Pau dei Negrita. Naturalmente. Avanti il prossimo concorrente. Come ti chiami? Mi chiamo Donato Peruzzi, in arte Donuzzi. Donuzzi. Scrivo canzoni da quando ho 16 mesi. Ah, il mio sogno è sfondare nel mondo del cantautorato. I miei miti sono Carmelo Bene, André the Giant. Mazza! C'entra col cantautorato. Le piombi, mio zio Rigo. Perché penso che comunque le fonti di ispirazione vadano cercate fuori. Corretto. Vabbè, cosa ci canti? Vi canto un brano scritto da me che parla di un tema caro alla nostra generazione, voi. Ovvero l'assunto della congettura di Fermat, secondo cui nessun numero che sia una potenza maggiore di 2 può essere scritto come somma di due potenze dello stesso valore. Ne parlavo giusto ieri. Sì, molto interessante. Anche allo skate park ho sentito dei ragazzi che ne parlavano. Sì. Molto, molto interessante. Ascoltiamola. Questa canzone, naturalmente, è una ciofeca antologica. Il pubblico ammutolito. Pau emette la sua cruda sentenza dicendo: senza fregna e senza poesia. Senza fregna, senza poesia. Però, Pau. Conoscendolo un po' l'ha pensata. Plausibile, potrebbe veramente averla cantata così. Senza fregna, senza poesia. Poi, magari se metti la poesia non c'è la fregna, tutte e due insieme. Un altro giro, ti prego. Senza fregna, senza poesia. Spettacolare. Ancora Brad Spritz, Sean Koo, 3D. Di questa sentita anche adesso. Sì. Allora, non si fa a casa, non si fa, non si ripetono queste cose. È una challenge. Non fatelo. Sean Koo dei BTS si presta alla challenge lanciata da Psy, challenge anche detta bevi l'intruglione. Perché? Non si fa. Sean Koo decide di bere un cocktail delle acque di fiume più inquinate di sempre, un quarto di acqua del fiume armeno Okchukai. Cioè, e tu hai detto non lo fate perché magari qualcuno va in giro. Fatto bene, qualche coglione. Lo trovi. Un quarto di Elk, fiume americano dove viene sversato un agente schiumogeno utilizzato come componente di lavaggio della preparazione del carbone. Un quarto di Gange. Non mi dire che non c'è il Marta, ci rimaniamo male. È migliorato. No, è vero. E un quarto di fiume argentino Riacciolo. L'ho anche detto yogurt nero. Yogurt è denso. Ma sai, rilancia: berrò tutto quello che bevi tu e vi aggiungerò l'acqua della dentiera di mia nonna. Fiutando la morte certa dell'avversario, Sean Koo fomenta Psy dicendogli: bevilo, mettimi in crisi. Mettimi in crisi. E poi andiamo con Max Giorgi, Black Sabbath, Master of Insanity. No, però ho una o l'altra. Hai un bonus. Bonus metal. Una, due. Però metal estremo. Questo no, dai. Vabbè, diamo un occhio. Ronnie, dice John Lennon, tu che sei del New Hampshire,
portami a mangiare qualcosa di tipico delle tue parti. Pronti, ho quello che fa per te. Ti porto da EC, questa nuova catena di cibo gourmet. Curioso, cosa sta per EC? Per Excellent Cuisine? Excellent Cuisine? No, per Escherichia Coli. Interessante, cosa si mangia? Cosa si mangia? Si mangia supplì al telefono. Ah, buoni! Bello, buon. Hampshire. Ah. Perché stai ancora la fregnaccia che l'hanno inventato i romani. Ma quelli, quando quelli combattevano con i tedeschi a Cartagine, noi nel New Hampshire avevamo già crantetta con i tedeschi. Lascialo stare, partito, dice Polmica. Ottimo, ma sono belli filanti. E come? Guarda, Ronnie James Dio, spezza in due il bocconcino e spunta fuori. Attenzione, ma questo è un filo interdentale, dice John Lennon. E tutto contento Ronnie James esclama, col filo John, certi supplì. Supplia! E attenzione, dice finale col botto. Dice finale col botto, Patrizio Mattei. Vediamo se ha ragione. Chester e Cenzo, Gypsy Kings, Gypsy Kings, scusate, camminando per la calle. E c'è il buon umore, c'è il buon umore. Per me c'è il buon umore. C'è il buon umore. Basta. Allora, Nicolì, ascoltami, dice Snoop Dogg a Nicola Reyes dei Gypsy Kings. Sì, capo, risponde Reyes. Ricapitoliamo. Onde evitare che ti becchino di nuovo al telefono che è controllato, stabiliamo per le comunicazioni un linguaggio cifrato. La Maria. La weed, la cash, la green, insomma, ci siamo capiti. La chiamiamo polenta. Polenta. Tipo, ti chiamo e ti dico, Nicola, vorrei assaggiare quella polenta. Così per nulla sospetto, ma a me non piace la polenta, capo. Idiota! Polenta solo un nome in codice. È un codice. Capito. Ma poi non devi dire che vai a Milano nel fine settimana, no? Devi dire che vai da tua nonna. Ma io non ho più la nonna, capo. Maledetta testa di capo. Fuori dalle palle. Simone maledetto. Vai fuori dalle palle che uno di questi giorni ti metto alla prova e ti chiamo, ok? Ok, capo. Snoop lascia passare qualche giorno, chiama Reyes. Dico, come stai? Che stai facendo? Dove stai andando? E Reyes, dimostrando di non aver capito una minchia, risponde, camminando con la ganja il giovedì, c'è un viaggio a Milano venerdì. Camminando con la ganja il giovedì, c'è un viaggio a Milano venerdì. Bravo! Dì pure dove? Fatti mappare! Bravo! A sto punto metti un GPS direttamente sull'auto. Camminando con la ganja il giovedì. Camminando con la ganja il giovedì. C'è un viaggio in amore. Perché il venerdì è la sera deputata, effettivamente. In effetti. Bravissimo Andrea Prevignano, ma bravissime le nostre segnalatrici, i nostri segnalatori. Concludiamo con l'ottimo Biagio Antonacci. Lui sì che va a cena con qualcuno importante, ragazzi, va a cena con gli dèi. Insomma, fate voi. 8:52, questa è Radio DJ. Non concepisco la domenica.